parliamo di Green Pass e ne parliamo perché in data di ieri, 22 luglio, è stato approvato un testo del decreto legge che è in corso di pubblicazione al momento in cui parliamo e avrà vigore dal giorno stesso della data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Il Green Pass era stato disciplinato dal decreto legge 22 aprile 2021 numero 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 numero 87. Nel decreto legge 52 si stabiliva che le cosa sono le certificazioni verdi? Le certificazioni verdi Covid-19 sono quelle certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il Covid-19 o la guarigione dall'infezione da Covid-19, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus del Covid-19. Lo stesso decreto legge, all'articolo 9, stabiliva anche la validità delle certificazioni verdi, e infatti stabiliva che la certificazione verde ha una validità di 6 mesi a far data dal compimento del ciclo vaccinale, ha una validità di 6 mesi a far data dall'avvenuta guarigione di cui al Covid-19 e ha una validità di 48 ore dall'esecuzione del test molecolare antigenico rapido con risultato negativo. Fino ad oggi non si stabiliva, fatta eccezione per i matrimoni, quali erano le attività per cui accesso è necessario il Green Pass. Nel testo del decreto legge che è stato approvato ieri 22 luglio sono specificamente indicate le attività per l'accesso delle quali è necessario il Green Pass. Da queste due cose, tutte le attività che non sono specificamente indicate nel decreto legge del 22 luglio, che ha modificato il decreto legge del 22 aprile numero 52, non è necessario al momento in cui parliamo il Green Pass. Può darsi che possano sopravvenire ulteriori provvedimenti legislativi che stabiliscano la necessità del Green Pass anche per altre attività, però al momento in cui parliamo, 23 luglio, le attività per i quali è necessario il Green Pass sono solo le seguenti: gli servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo al chiuso e quindi non all'aperto, gli spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive, i musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, le piscine, centri natatori, le palestre, sport di squadra, centri benessere, anche se posti all'interno di strutture ricettive, quindi anche se posti all'interno di alberghi. Quindi per tutte le palestre, per tutte le piscine è necessario il Green Pass. Sagre, fiere, convegni e congressi, quindi per partecipare a una sagra, una fiera, un convegno, un congresso, è necessario il Green Pass. Centri termali, parchi tematici e di divertimento, centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente però alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi e le relative attività di ristorazione. Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, concorsi pubblici. Per tutte queste attività, a far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca, si badi bene, in zona bianca, l'accesso esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde Covid-19, cioè di un Green Pass. È stato specificato che non si applica questo obbligo di Green Pass ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e anche ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare dal Ministero della Salute. Quindi il Ministero della Salute dovrà stabilire quali sono i casi di esenzione che dovranno comunque essere comprovati con certificazione medica. Quali sono i casi di esenzione che dal Green Pass per cui i soggetti con questa certificazione medica rilasciata secondo i criteri indicati dal Ministero della Salute potranno accedere a queste attività anche se non avranno il Green Pass? Però la regola è il Green Pass, l'eccezione è la certificazione medica, l'esenzione documentata con certificazione medica secondo quelle che sono le indicazioni del Ministero della Salute. Tutte le attività che non sono indicate in questo decreto legge, per accedervi non è necessario il Green Pass. Come verrà fatta questo controllo?
Innanzitutto, questo controllo lo potranno fare i titolari, i gestori di servizi dell'attività per cui è necessario il Green Pass, potranno effettuare questo controllo e quindi perché si precisa proprio che sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto di questa prescrizione, cioè dell'avere il Green Pass. La verifica delle certificazioni verrà effettuata con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge 22 aprile 2021 numero 52. Come sarà possibile portare con sé questo Green Pass? Allora, con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato di concerto con i Ministri della Salute per l'innovazione tecnologica e la transizione digitali, sono indicate le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le predette certificazioni verdi per consentirne la verifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei dati personali. Nelle more però dell'adozione di questo decreto, perché il 6 agosto è imminente, per le finalità di cui è il presente articolo, quindi per il controllo, potranno essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo. Quindi bisognerà avere, in attesa di poter sapere come potranno essere trattate digitalmente, bisognerà avere la certificazione in formato cartaceo. Il decreto legislativo ha anche poi stabilito che in zona bianca e in zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di trattenimento, musica dal vivo in altri locali o spazi anche all'aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi sia per il personale. E l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde, cioè di un Green Pass. Viene stabilito anche quali sono le capienze massime consentite in zona bianca, che sono alcune precisamente stabilite da questo decreto legge, non può essere superiore al 30-50% di quella massima autorizzata all'aperto e 25-30% al chiuso. Nel caso di eventi con un numero di spettatori superiori rispettivamente ai 5.000 all'aperto e 2.500 al chiuso, in zona gialla invece la capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata. Il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore ai 2.500 per gli spettacoli all'aperto e 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi per ogni singola sala. Restano invece sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni indicate in questo articolo, quindi o si rispettano queste condizioni indicate nel seguente articolo di questo articolo o altrimenti non si possono fare gli spettacoli aperti al pubblico. E sono chiuse anche le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, quindi le discoteche rimangono chiuse. Le misure indicate da questo articolo si applicano anche per gli eventi e le competizioni sportive di livello agonistico e anche quelli non agonistici, quindi per tutte le competizioni sportive. Questo decreto legge ha anche stabilito che la certificazione verde Covid-19 è rilasciata altresì contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da Covid-19 e ha validità dal 15° giorno successivo alla somministrazione. Il decreto legge inoltre stabilisce che per le attività che non rispetteranno le disposizioni indicate in questo decreto legge si applicherà la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio dell'attività da 1 a 10 giorni. Vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto. Ciao!